Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Oggi il vostro tecnico digitale in pratica vi farà, perché mi sono rotto le scatole a andare a alzarmi sempre dalla poltrona e per andare a accendere questa lampada, quindi la faccio diventare smart con le rimanenze. Con le rimanenze perché adesso qui ho lo scatolone fabbricone e se trovo un Sonoff, non è il caffè, e se trovo, eccolo qua, il Sonoff, speriamo che funzioni, se no due, quindi ne proveremo, vediamo quelli che funzionano e facciamo la nostra lampada LED smart. Quindi iniziamo subito e partiamo, vai! Allora, eccoci qua. Prima cosa, leviamo l'interruttore che non ci serve, tagliamo. Porca miseria, vediamo se si apre. No, vabbè. Via questo lo tagliamo. Ecco qua. 1 2 qua pure. Eccoci qua, questo e due. Allora, abbiamo fatto i filetti, prendiamo cacciavite, ovviamente la borsetta del tecnico digitale che c'è sempre. Ecco qua il nostro cacciavite, prendiamo il Sonoff, non va bene questo cacciavite, troppo piccolo. Eccolo, apriamo, tac tac, cacciavite piatto fi. Ah, questo sarà per scavite. Ora prendiamo qua. Quindi prendiamo questo Sonoff qua. Ce ne abbiamo tre, speriamo di farne uno. Allora, prepariamo. Ecco qua, input. Mettiamo qui, facciamo al volo, oggi facciamo una cosa veloce. Oggi il tecnico digitale è molto velocizzato. Eccolo qua, quindi la rendiamo smart. Queste le allarghiamo. Molto agricolo. Però almeno la sera, invece di alzarmi sempre sul divano, metto, dico Alexa e il gioco è fatto. Alexa, spegni la musica. Partita Alexa. Quindi questo qua, poi qua mettiamo l'uscita. Ecco qua. Allora, abbiamo collegato, questo bisogna, vi faccio vedere per chi non l'avesse ancora visto. Questo in pratica avete l'input, che sarebbe la fase del neutro, entra da qui ed esce qui. Questo è un normale interruttore, però è smart, cioè che significa che, come quello che ho buttato prima, in pratica questo vi dice, voi dite ad Alexa, se no parte. È partita? No. Questo dite il comando vocale, partendo col comando vocale in pratica vi accende la lampadina. Quindi adesso andiamo a vedere prima di tutto se funziona questo Sonoff e lo accendiamo. Prendiamo la prolunga, vediamo un po'. Oh, parte. Allora, e adesso lo programmiamo, prendiamo il nostro iPad e vi faccio vedere anche come si configura. Allora, eccoci qua,
prendiamo il nostro iPad, andiamo sull'applicazione eWeLink, adesso vi faccio vedere, qui prendiamo più e facciamo l'accoppiamento rapido. Aggiungo un dispositivo, il wifi è questo qui, Fritzbox ovviamente, e adesso io premo lampeggia, dovete tenere premuto a lungo, questo lampeggerà e nel frattempo eWeLink trova il dispositivo, farà l'accoppiamento, eccolo qua, recupero informazioni del dispositivo. Oh, come lo chiamiamo? Nome device, lo chiameremo lampada. La chiamate come vi pare, io la chiamo lampada soggiorno. No, accendi lampada, più facile. Eccolo qua. Aggiungi stanze, living room, completato. Eccolo qua. Oh, perfetto, accoppiato, adesso vediamo se funziona. Grande, perfetto, aggiorniamo anche il nostro firmware e vediamo un po' com'è qua. Perfetto, assistente vocale. Alexa, accendi lampada. Voilà, il gioco è fatto. Un video veloce, vi ho imparato in pratica come rendere smart la vostra lampada, qualsiasi cosa. Se non l'hai ancora visto, mi raccomando, mi sono dimenticato, devi iscriverti al canale e lasciare un like e soprattutto un commento se vuoi sapere come fare. Ci sono altri metodi, ci sono anche pulsanti smart, potete rendere la casa domotica in qualsiasi cosa. Casomai un giorno farò un video dedicato della mia casa, un tour, così vi faccio vedere come è, l'ho domotizzata e l'ho velocizzata pure per fare tante altre cose. Quindi, se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale. Vi lascio anche in descrizione dove poter acquistare il Sonoff con pochi euro. Poi, nei prossimi video vi farò vedere come automatizzare e metterò anche una strip LED lì nei prossimi video. Sto vedendo perché l'ho ordinato, ancora mi deve arrivare. Sarà un po', ci vorrà, non lo so. Quando arriverà faremo il video, vi faccio vedere un'applicazione LED che ho trovato da poco uscita, è un nuovo dispositivo a posto del Sonoff, in questo caso è italiano, non è cinese, un fornitore italiano che fa tutte queste robe di domotica, quindi la andiamo a provare, si può interfacciare sia con la Alexa, Google Home e tutti quanti e andiamo a provare una nuova tecnologia, in questo caso anche le telecamere, quindi possiamo fare una cosa ancora più smart. E niente, voi in questo caso potete accendere e spegnere anche da qui senza problemi, o se no chiedete Alexa. Quindi per questo video è tutto, ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!